Guarda, lo puoi vedere qua. Sulla televisione grossa. No, voleva giocare. Siamo tornati. E abbiamo. Guarda, di là. Abbiamo aperto. Di là può giocare, eh. Di là può giocare. Se vuoi, nell'area di là puoi giocare. Ci sono le postazioni, vai. Praticamente proseguite di qua. Allora, abbiamo ragazzi con noi Bert, protagonista dell'ultimo match all'ultimo sangue. All'ultima idiozia. All'ultima idiozia. Non ti dico Raps cosa ti ha scritto in chat. E cosa mi ha scritto poi in chat su WhatsApp. Ragazzi, quando te la tra speaker, no, io non gioco più a questo gioco per sempre. No. Esibizioni dopo, adesso abbiamo i match importanti, Luca, adesso sono io so quello che ha perso come un coglione pochi minuti fa. E lui è anche il tuo vicino di regione, diciamo. Ah, ma lui non gioca? No. Luca gioca. Grazie, Sandro. Ormai penso che questo sia un complimento. Ora ci devi raccontare, scusa. Cosa ho pensato? Quelli con Spike. Ho pensato fa un dash. Ha fatto 3 dash di fila. Era distante. Avevi già il vantaggio, porca miseria. Avevi il vantaggio. Era lì, stava giocando lane. Abbiamo chiamato Bert Wong. E alla fine ho fatto un cazzo di comeback pazzesco. Bravo Marco comunque a restare freddo nel momento importante. Sì, non si è fatto scappare quel punch. Tyson, c'hai ragione. Cioè, 50 euro, questo coso non c'ha più niente. Oddio. Quindi abbiamo le postazioni. C'è Wolf, si è già avvicinato. Abbiamo in realtà parecchi dei player così che stanno guardando. Anzi, abbiamo anche un po' di gente, di spettatori dal vivo. Assolutamente sì. Nel nostro monitor che ridà lo stream per i presenti alla fiera. E manca solamente Mr. Nobody. Possiamo partire. Stiamo aspettando Mr. Nobody. Si giocherà quindi la Winner Final. Winner Final, sì. Abbiamo ragazzi, controlliamo il bracket. Abbiamo Winner Final, Mr. Nobody contro Mr. Wolf. Due mister allo sbaraglio. E questo è il grande classico del 2017. Poi abbiamo Loser Round 7. Illidan e Chico, il loser, quindi Chico possibile un'altra eliminazione per lui anche oggi. Vediamo cosa succede, se riesce a battere Illidan. Illidan comunque è super mega on point oggi, sempre forte, sempre attento, come ha dimostrato anche nel match contro Bert. Per cui poi il vincitore tra Illidan e Chico andrà a sfidare il vincitore tra Nobody e Mr. Wolf. Forse nelle ciabatte là. E vediamo un po' come va. Solo che le chiedo di... No, resti qua, ma un attimo. Perché adesso vogliamo far partire il gioco. Scusate, ragazzi. Certo. Vuole attaccare di là, signora. Di là, in fondo. Niente, deve attaccare. Ha perso il bambino. Quindi li facciamo attaccare un attimo la corrente. Speriamo non salti nulla. Sembra un ventriloquo. Non c'è spazio? Probabilmente c'è un po' di latenza, ragazzi. Cioè, noi stiamo streamando da una rete che è intasata come... Come poco, non volevo dire niente di strano. Stiamo streamando qualità accettabile per non perdere troppi frame. Per non perdere troppi frame. Oscilliamo tra i due e i tre cap. A meno che non volete, cioè se volete risincronizzare possiamo tirare giù lo stream e rifarlo. Però non però mi sembra il caso. No, sarebbe tutto liscio, non vorrei giocarmela con la sorte. Tanto, abbiamo qui come match il grande classico del 2017 e anche dell'inizio del 2018, diciamoci la verità. Già. No, si è dimenticato Mr. Lobon. Abbiamo Mr. Wolf. È The Ring Round 5 questo? Vabbè, scusate, sì, è The Ring Round 5. Non c'è. Sei? Sì, questo è 6, questo è il nuovo turno. Ah, questo è 6. Quindi abbiamo, ragazzi, semifinali winner side. Molto c'è un disturbatore signora che... Ma cos'è che vuole? È
voleva caricare un attimo il telefono per poter chiamare il figlio che si è perso. Ah, alla postazione dei tornei. Mi sembra corretto, noi non vogliamo nessuno perda figli, giusto? No, non vogliamo che nessuno perda figli. Assolutamente. Ci manca solo che poi ci sentiamo dei bambini sulla coscienza. Già ci sono cose sulla coscienza che pesano. Beh sì, tipo i gol spike, quando non si devono fare. O forse è solo stata una tattica per venire a commentare. No, ecco, Berto voleva finire Street Fighter con me e allora ha detto vabbè, senti, facciamo un Eagle Spike. Ok ragazzi, mi sa che l'interruzione sta per finire. Allora ragazzi, aspettate, condividete l'evento. Yes, diamoci sotto con la condivisione, ragazzi, vogliamo avere più gente possibile. Mamma top tier, esatto. Vogliamo diffondere il verbo dei picchiaduro, ragazzi, tutti insieme, per forza. Questa è un'ottima occasione, abbiamo questa bella venue, questo bel evento, questa bella gente. Esatto, scusate, lo sto scrivendo sul gruppo di Facebook. Condividete, chiamate i parenti, le mamme, le nonne, i zii, i compagni, le compagne, mogli, mariti, tutti, chiunque, figli, perché no, i figli. No. Dov'è Delli? Sì, il player 1 è Pallo Delli. E l'altro è guest. Stanno settando i loro controller. Ragazzi, chiamate tutti perché qua siamo in winner semi, si inizia a diventare calda winner la final, situazione. Winner final. No, semifinal. No, winner final. È possibile. Winner final. No, questa è semifinale, ah, no, però giusto. È winner final di fatto. Ah giusto, winner final, esatto. E poi c'è la finale e la grand final. Winner finals, ragazzi. My bad. Ci siamo. C'è un po' di smanettamento di impostazioni, non si sa mai. Dai ragazzi, che vogliamo le mazzate. Ma ho fatto una cazzata, poi te la spiego. Vediamo Mr. Wolf che roccheggia con la sua jersey dello sponsor, ricordiamo MKers. Okay. Foto con compagni di squadra, giustamente ci sta. Mi sa che ci siamo. Siamo pronti? Hit some buttons, guys. Stanno facendo il test dei tasti. Gambare! Dico! Soto! Vogliamo l'audio? Vogliamo la foto tipo da lato, prendi noi, loro, anche la gente che guarda? Sì, no, uno anche da lato. Abbiamo un setup audio improvvisato. Assolutamente, setup audio improvvisato e il setup... No, FT3. È Winner Final FT3, no? Deve essere FT3, ragazzi. Winner Final. Aspetta, chiediamo. FT3. Questa è FT3, ma quella dopo... No, la winner semi è FT4. Okay. FT2. Okay. Soffuso, ragazzi, soffuso. Gamba rimasta! Vabbè, fatemela voi. Questa te la facciamo noi, poi cambiamo. Nessuna sorpresa, Mr. Wolf con nei galli. Nobody con Bison. Assolutamente. E adesso vediamo. Player one side, Mr. Wolf, player two side, Mr. Nobody. Here we go! E si parte. Ok, userà moltissimo il terremoto oggi in questo matchup dei Calli. Prova qualche scimmie ma non a bocca Nobody. Nobody ha cambiato costume per la prima volta nella giornata per l'occasione importante del Winner Finals, direi che ci sta. E iniziano le command. Giusta. Ah, backdash, ottimo. Vediamo, ha provato a buttarlo all'angolo.
ma non c'è riuscito. Preme, niente, la snowbody special non riesce. Oh, buona tiro, anche sul dive kick. Oh, c'è l'attivazione, oh, c'è il giallo. Non si fa pregare, Mr. Wolf. Prontamente. Non c'è l'anti-air, non rischia. No, non è giusto non rischiare in questa situazione. Col Bison, col trigger attivo, non si sa mai cosa potrebbe succedere. È giusto che è trigger 1. Oh, whiff la command. Però era troppo lontano per una full punish con l'attivazione del trigger. Sì, vediamo. Esatto, vediamo. Si avvicina con la palletta EX. Decide di non Body, ma non sfrutta l'occasione, no. Ma ci può stare. Testa le acque. Perché avvicinarsi a Nekalli in trigger è veramente rischioso. Ti becchi un crouch. Oh, mio. E poi ci si è avvicinato full screen, psycho. Esatto. Buona. Bella tier, ce l'ha sul bottone come sempre Mr. Wolf. E la presa porta a casa il primo round. Primo round. No, scusami Tyson, sono un po' nervosetto per questo match. Ok, un po' di pressione. Ce l'ha presa. Setup, questo è un setup. Sì. Però non preme. Non preme niente, ottimo. Bel buffer. Ok, dash up. Questa non era un setup però, era un drop. Questo oh, invece è bellissimo. Wolf, l'online special però non riesce, non ci casca. Contro Bison è un'ottima cosa perché non ha un ottimo anti-air. Vediamo di quelli in tasti, di quelli che esatto. Colpiscono in testa. Giustamente. 1000 gold button. E conferma Mr. Wolf 1-0 Mr. Wolf. Diciamo convincente questo match. Sì, assolutamente. Da parte di Mr. Wolf. In controllo. Mr. Wolf oggi un'altra persona, letteralmente. Sta dimostrando una costanza molto 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 migliore di ieri. La tassa. La tassa, è la tassa, ragazzi. Vediamo ancora un po' di Sizemore nel neutrale. Quella combo, vuole dembatterlo, porta nell'angolo. Un buon neutral jump. Ok, vediamo, c'è ancora molto un po' di neutrale, teso, sì, molto teso. Molto più equilibrato del primo, vediamo. Nuovamente preme quella c'è. Situazione. Counter it. Sbaglia, oh mamma mia. Riesce a evitare il punish. Vicino allo diciamo stand. Che Nobody ha droppato il punish e Mr. Wolf stava giustamente mesciando gli XDB sperando in questa Wolf cosa. È estremamente concentrato. Gira. Ok, torniamo in game. Oh ragazzi. Mamma, dash up. Dash throw. Lo tiene nell'angolo. Nobody è un po' in crisi in questo momento. Per qualche motivo cambia direzione. La back throw non l'ho capita granché, però forse un po' di tensione giustamente ci sta. Oh, bel buffer. Oh, il buffer sul crash counter. C'è. Buona fan. No, niente fan. Blast phrase per Bison attiva. Oh, questa fa male, attenzione. Oh, scappa via. Scappa. Fortunatamente per Wolf non subisce nessun punish. In questo momento però è molto difficile per Mr. Nobody non avendo il fattore robbery, no? Del trigger 1, ma giocando con trigger 2. Attivazione per Wolf. Questo è veramente difficile. Nekalli in trigger è veramente difficile. Guardate quanta vita ha ancora e ha già il trigger. Oh, bello, bel buffer. Però... cioè, anzi, era una punish quella. Ottimo. Lo rimette nell'angolo. Giusto. Si misura Nobody. Adesso ha una buona opportunità per prendere almeno questo round. Oh, tech. Ottimo tech. Molto clutch da parte di Wolf. Diciamo che ha rischiato questo tech. Oh! Yes. Oh! Si aspetta la giallata. Ottimo, ottimo. Tra l'altro facendo whiffare il crunchy light. Punch. Riesce a pareggiare, acknowledgement punish, da parte no, di Wolf. Punish. Ok, counter it confirm. Sempre, c'è sempre da parte di ottimo di air to air e gran corner carry, guardate, sì, è già è angolo. È già l'altra parte. È già all'angolo. Decide. Oh, però. No. Sì, hai ragione. Questa non la sapevo. Ottima spazzata, attivazione. Okay, attivazione vediamo. Conferma, vediamo un cosa combo. Fa.
decide di non spendere troppa barra. Questa wow! è giusta perché in trigger Nekali ha un ottimo setup, un ottimo Oki. E quindi vedremo cosa farà. Già. La comma c'è. Non è abbastanza. Pixel, però. Pixelino c'è. Mr. Wolf. Mr. Wolf si porta su 2-0. 2-0. Siamo sul, quasi sul match point. Vediamo se si porta a casa questa grand final, questo spot in grand final subito, senza permettere all'avversario di rimandare l'appuntamento. Mi sembra un po' il match di ieri con Jotaro in grand final di Mr. Nobody, un po' scarico. Sì, un po' scarico, forse dopo la giornata di ieri è la giornata di oggi, comunque ad alti livelli. Vediamo Wolf. Ok, ho il buffer. Wolf non perdona, c'è ancora una command. Tenta una presa regolare ma sbaglia il timing. Attivazione, viene il knockdown, crash counter, ma era in aria, non può ricavarne molto. Oh. C'è la crash counter, preme qualcosa. Wolf. Sì. Vediamo se questo match inizierà con una storia differente. Nobody lo tiene nell'angolo. No. Oh, ottimo, ce la ottimo. Conferma! Ottima conferma. Mr. Wolf. Ed è round, sì, è round. Match point. Match point. One way match in questo momento. Sì. Nonostante mi torno male. Direzionale. Sì. C'è un po' di studio, ovviamente, inizio del round, ci sta. Pesca Mr. Wolf. Degno di un pescatore professionista. Il terremoto in questo matchup dà veramente fastidio a Bison. Sì, anche perché Bison tendenzialmente cammina tranquillo e allegro. Deve camminare nonostante abbia una wall street bassa. Oh, c'è all'ultimo frame quell'anti-air, sempre un point. Ok, dash attraverso. Giusto. Fearless! È talmente in vantaggio che si può permettere dei lussi del genere perché il suo avversario si sente condizionato cerca a recuperare. Cerca il two air con il medium. Che setup. Ok, che Nobody. Setup. Attiva. Aspetta perché vuole continuare la pressione. Nobody vicino allo stand. Ultima scelta per Mr. Wolf. Tech super clutch. C'è. È giusto perché plus Nobody porta a casa il round. Applausi dalla platea. Esatto. Il match è di altissimo platea livello. Di livello, sì. Ok, vediamo che Jumping quasi riesce a punire la normal, ma non è in tempo. Nobody. Watch your feet, gli colpisce il low. Riesce a parare il cross up in maniera perfetta, bellissima confirm. Punish, esatto. Oh, corner carry e danno. Mr. Nobody non ci sta a perdere così. Oh, la Nekali special non va a segno. Non va, ultima scelta per Mr. Wolf, però attenzione, pesca un crash count. C'è il back throw. Non è abbastanza. Quasi, Nobody on the board. 2-1 per Nobody. Molto, applausi molto, ancora dalla platea. Molto molto clutch Mr. Nobody. Abbiamo un match ragazzi, non è finita. Vediamo se Wolf si prende un attimo per pensare. Ci sta. Ritornano in partita. Ok, punish sui landing frame, ottimo di Wolf. Lo spinge nell'angolo a suon di pestoni. Ecco la pressione di Bison che fa chip damage e corner carry senza colpire. Ok, però abbiamo la command di X. Lo tiene nell'angolo di nuovo. Ok, setup. Stan vicino, eccolo Stan! Primo match, primo Wolf. Round per Mr. Wolf. Primo round. Ancora sul match point. Notiamo come abbia ottimizzato anche il guadagno di Mitter facendo lo Shoryuken. Credo. Vediamo se. Intanto danno lo dà la sua energia a Mr. Nobody. Ok, c'è la scimmia corretta. E pesca. Usa la sweep, si avvicina. Ottimo whip punish. Bel whip punish, prontissimo Nobody. Diciamo che non è riuscito a prenderlo neanche una volta con una presa. C'è il crash sulla backdash.
Non ci sta, rischia Fearless. Credo che Mr. Wolf sia contento di prendersi questi crash counter. Di V-Trigger per togliersi di dosso, ancora, unisce ottimo. Landing frame, bravissimo. Counter it confirm. Ok, ultima scelta per Mr. Robot di arrivare alla command. No! TP! Stretta di mano, fair play. Molto bravi entrambi. E abbiamo Mr. Wolf, Mr. Wolf in grand final. E aspetterà il vincitore tra Noba. Noba, resti qua per la loser. No, no, adesso c'è Illidan e Jimbo. Ah, no, che sarà FT2 però. FT2, la prossima FT3, esatto. Ok. Voi FT2?